Presidente, una manifestazione che, come dice questo manifesto altamente significativo, protesta e proposta verso i politici. Sì, ormai diciamo che la situazione è al limite nel settore agricolo, la crisi globale che ha involto tutti i settori, in particolar modo l'agricoltura, sta determinando, speriamo che sia quasi al termine, dei danni quasi ormai irrevocabili per il settore agricolo. Molte aziende ormai hanno dei costi di produzione superiori a quello che è il loro fatturato per via di una diminuzione di prezzi in un mercato ormai globalizzato. Noi non intendiamo intervenire sui prezzi di mercato perché quelle sono regole del mercato, ma intervenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti preposti dalle regioni, alle province, allo Stato membro, proprio perché si faccia qualcosa per evitare che un'economia fondamentale, che comunque rappresenta il 15% della produzione lorda vendibile italiana, muoia. Quindi un'assistenza dello Stato membro, ma anche un'assistenza soprattutto comunitaria, perché oggi le regole vengono scritte a Bruxelles e se a Bruxelles siamo forti, riusciamo a dire la nostra, riusciamo a portare qualcosa. Se non siamo forti, chiaramente facciamo portare agli altri. Quando vuoi. Lo so, ma io sono vecchio. Ma... Senti, immagino di seguire. Sì. Presidente, sembra di accorrere al capezzale di un'agricoltura con un vostro grido così drammatico che sta morendo lentamente. Oggi questa manifestazione vuole essere un'iniezione di speranza? Sì, vuole essere un'iniezione di speranza e dirò, non solo noi pensiamo che stia morendo, ma che qualcuno la stia un po' uccidendo. Ed è un segnale grave perché è una incomprensione dell'importanza del nostro settore in questo momento. E quindi è per questo che è iniziata una mobilitazione molto forte in tutta Italia e noi siamo qui. Prima in piazza d'Alessandria e poi continueremo nelle piazze di tutti i centri zona della nostra provincia, quindi ad Acque, a Novi, a Tortona, a Casale, a Dovada, e continueremo gridando non che l'agricoltura muore, ma che deve vivere con dei redditi accettabili, deve vivere con la capacità delle nostre aziende di poter produrre reddito per sé, per le famiglie e per poter continuare. Ricordandoci che la nostra agricoltura alessandrina è un'agricoltura molto importante, di grande qualità e di grande peso anche quantitativo economicamente. Però come la distribuiamo? Perché io parlo uno, vedo. Perché può anche parlare. E per il 27 di novembre a Torino invitiamo tutti a partecipare a una grande manifestazione che facciamo con la CIA, la Confagricoltura e la Confcooperative. Saranno presenti i presidenti nazionali delle tre associazioni proprio per dare maggior risalto a questa protesta che inizia oggi da Alessandria. L'appello è a tutti gli agricoltori, ma non solo agli agricoltori, vorremmo che in piazza con noi ci fossero anche le istituzioni, ci fossero anche i consumatori, tutti coloro che in quella piazza a Carignano davanti ad un teatro importante possano con noi condividere i nostri problemi, ma non i nostri problemi, il futuro della nostra agricoltura, della nostra terra, del nostro territorio e di tutto quello che è la vita e il beneficio che la nostra terra può dare a tutti. Facilitazioni per l'accesso al credito, forti agevolazioni per le imprese che investono, vantaggi fiscali e crediti di imposta per l'acquisizione di macchinari. Dei poli che forniscono ricerca, questa manifestazione. Un ringraziamento particolare a tutte le autorità per questa invito a questa manifestazione.
Questa vuole essere chiaramente una manifestazione pacifica, come è nel nostro carattere, nel nostro spirito, ma soprattutto per evidenziare quello che è lo stato di crisi sangrina dell'agricoltura. Una decina d'anni che sono state le banche americane e si ripercossano. Su quello che è il comparto agricolo, la più, e chiaramente sono stati convertiti anche molti ettari cereali, comunque la prima cerealicola, i prezzi di lo speaker prima, passando il nostro comparto. Noi abbiamo pensato insieme alle compagne di Pone, ma proprio ai presidenti delle sezioni economiche, daremo la parola chiaramente ai referenti che la comunità mette sulla propria tavola. Chiediamo tutela politica chiaramente a più. Noi siamo controllati dai comuni, corpo di polizia specifico solo per la sicurezza alimentare, quindi offriamo garanzia, siamo a tutela del territorio, del paesaggio, siamo i paladini del territorio, ma in cambio chiaramente vogliamo, quindi a tutti i livelli, provinciale, regionale, ma soprattutto comunitario, perché è lì che si giocano le battaglie. Parleremo anche con i rappresentanti a far sì che negli emendamenti della finanziaria si mettano i famosi soldi allo Stato. Io forse mi sono dilungato troppo, sia a Carlo Vitani, dopodiché al direttore del settore di categoria. Grazie. In particolare agli ospiti, li consideriamo degli ospiti graditi. Gli amministratori, con alcuni con le fasce a questo momento di incontro. La situazione, come tutti noi sappiamo, è di grande, grande difficoltà. Un'azienda agricola legata ad un futuro degli ultimi nel corso di questi anni. Io lo evidenzio sempre, che ci lascia più amareggiato. La loro vecchia storia oggi fanno fatica. Nel corso di questi anni, dal 2000 ad oggi, tra tutti dei finanziamenti pubblici, le nostre aziende, per svecchiare le nostre aziende, per dare novità, mutui che non riescono, debbono pagare mutui che non riescono a corrispondere per il momento delicato che stiamo vivendo. Lo stiamo vivendo. L'onorevole Fiorio, i sindaci questo lo sanno. Delle necessità che la nostra agricoltura ha. Che sei? Io non sono lì. Lo Stato non sta corrispondendo. Noi sono mesi, le tre organizzazioni, le nostre due in particolare, che con l'ordine. Avere la certezza, nessuno di noi può avere la certezza della loro tranquillità. Quindi prendano, lo provino a vivere con noi, momenti di mobilitazione. Noi abbiamo altri momenti che si seguiranno, la capacità anche nostra di in queste nostre iniziative. Io mi auguro che questo avvenga e che ci sia alle nostre esigenze. Siamo qua perché ci siamo detti tutti che dobbiamo essere a noi. Noi abbiamo coinvolto il sistema cooperativo in questa nostra iniziativa. Che sono quelle che soffrono di più, cereali e uva, che si trasformano poi in vino. Lascio quindi la parola a Giulio Veggi. Buonasera a tutti. Io ringrazio Confagricoltura e la continuità dell'azienda agricola. Vive cooperazione forte, più la cooperazione è attrezzata per remunerare i conferimenti dei soci nel modo che sia sotto gli occhi di tutti quella che è la difficoltà che sta vivendo il mondo della vitivinicoltura con dei pagamenti veramente, tant'è che si verifica forse quest'anno per la prima volta. Noi abbiamo bisogno di una cooperazione forte, rappresentanti del governo e rappresentanti delle istituzioni, perché credo che rafforzare la cooperazione sia alla continua rafforzare il mondo. Questo dovrebbe, a riguardo, sottolineiamo due trifoli. Due esempi. Patate.
hanno così ridotto parecchio. Io credo che quest'anno purtroppo possiamo azzardare una riduzione che si attesta intorno al 20% dei capi zootecniche, quelle del latte. Oggi 28 aziende alessandrine hanno circa 7.000 vacche che producono 220.000 quintali di latte all'anno. Est del nord-ovest, scusate, dell'Italia a circa 30 centesimi base il costo alimentare della produzione latte. Quindi significa che oggi a produrre latte costa intorno dei 35 ai 36 centesimi. Un settore strutturato che in qualche modo, tra le altre cose, trasforma anche gli alimenti, tutto quello che ne viene intorno. Il problema gratuito sulla PAC e alle aziende zootecniche hanno un danno maggiore. Difficoltà economica, con grossi problemi ad ottenere il credito dalle banche, perché oggi sappiamo quali, come le nostre aziende, non ha una visibilità che ti inferisce ancora poco. Anche più marginali come quella della Cervina andiamo a vedere un giorno di contatto. Grazie a tutti. Un saluto, bonito, perché è un